ci sono delle definizioni standard, più che delle definizioni direi dei principi operativi standard per la scrittura facile e controllata, che sono certamente usare un lessico comune, usare una sintassi abbastanza semplice, abbastanza lineare. Quindi da un punto di vista formale ci sono delle indicazioni codificate e già seguite in molti altri esempi, un mensile come due parole ad esempio, o tante altre esperienze. Credo che una cosa importante da seguire sia però anche l'aspetto dei contenuti, cioè una scrittura controllata deve tenere conto non soltanto della forma, che è importante, ma anche del contenuto, cioè un contenuto che sia chiaro, esauriente, non abbia impliciti, non condensi troppe informazioni. Tante volte si chiama scrittura facile, in realtà un libro difficile riassunto e condensato, questo lo rende ancora più difficile. Quindi ci sono tante considerazioni, ecco, che valgono per la scrittura controllata, anche perché non c'è un solo modo di controllare la propria scrittura, cioè questo controllo va fatto in funzione del destinatario. Quindi è chiaro che se il destinatario ha un grave deficit cognitivo, è molto piccolo, molto giovane, non conosce quasi nulla di una lingua, è chiaro che mi devo controllare in un certo modo. Se il destinatario è semplicemente una persona scarsamente istruita, scarsamente motivata, con un livello di italiano medio, mi dovrò comunque controllare, ma ovviamente il prodotto sarà diverso. Questo è, quindi non è possibile dare delle regole, no? Si sente dire non usate le subordinate, non fate mai frasi più lunghe di 25 parole e così via. Sono indicazioni di massima, ma non credo che conti molto il buon senso dell'autore, la sua sensibilità e la sua esperienza con persone che hanno difficoltà di comprensione. Io penso che per scrivere un testo a scrittura controllata uno debba avere avuto molta esperienza con lettori che fanno fatica a capire. E quindi cercare di capire perché non capiscono, che cos'è che gli causa difficoltà, e nello scrivere rimuovere queste difficoltà.